Ciao Daniele, io Ciao. intanto ti chiedo, che cosa ti ha convinto ad accettare questo ruolo inedito di opinionista all'Isola dei Famosi? Allora, mi ha convinto Alessia, nel senso che nel momento in cui è arrivata la proposta, come potevo dirle di no? Anche perché è un'amica, è una persona che stimo tanto, io sono un suo fan, l'ho sempre detto e quindi sono contento e orgoglioso di ritrovarla dai tempi del Festival Bar. Poi la sfida, come sempre, la possibilità di avere continua visibilità dopo l'uscita del Grande Fratello, questo è il primo reality, il primo programma così importante e quindi insomma per me questo è un ruolo di prestigio, sono opinionista, non l'ho mai fatto prima ed è qui che entra la sfida, cioè la curiosità di capire come affrontare, come vestire questi panni, tutti ingredienti che mi mettono adrenalina, voglia di provare. Ecco, tra gli ingredienti di questa nuova edizione c'è l'isola misteriosa, il Sì. mistero. Tu che sei un appassionato di mistero, che cosa ti aspetti? Guarda, non lo so, cioè non so cosa mi aspetto perché non ho idea di che cosa accadrà. Potrebbe essere qualcosa che, di ironico, cioè quindi scherzi, qualcosa che fa sorridere. Come invece magari rivelarsi anche qualcosa di inquietante, io non lo so, io credo nel paranormale, quindi penso che ci siano degli elementi, tra cui concorrenti stessi di Warwick, in grado di fornirci, no, delle esperienze da approfondire in studio serie. Altre cose invece saranno create ad hoc per far ridere, per intrattenere e quindi saremo sì paranormali, esoterici, eccetera, però veramente in chiave ironica. Qual è la tua isola del cuore? Beh, io ho Bali come isola del cuore perché in quel posto, nonostante sia andato solo una volta e per pochi giorni, ho vissuto un'esperienza esoterica molto importante e quindi atto conferma dell'esistenza dei mondi sovrasensibili. Un saluto ai nostri lettori, un invito a vedere l'isola del cuore. Di SMS News, sono Daniele Bossari e vi invito ogni lunedì sera in prima serata su Canale 5 con Alessia Marcuzzi, Mara Venier e con il sottoscritto a vedere l'Isola dei Famosi su Canale 5. Mi raccomando, vi aspetto anche perché sarà un'edizione misteriosa, mi raccomando.